Radio Vostok nasce nel maggio del 2004, per gioco. Un computer datato, un mixer risalente a prima della caduta del muro di Berlino e un microfono rimediato chissà dove. I tempi della connessione 56K erano passati, si iniziava ad apprezzare la DSL. Tant'è che lo slogan che campeggiava sul cartone, scritto a pennarello, recitava «Fedeli alla linea», dissacrando lo slogan dei CCCP. Iniziarono le prime prove tecniche. Ai compagni telefonavamo a casa per far ascoltare le nostre trasmissioni. In realtà diventavano delle telefonate a senso unico. Col passare dei giorni capimmo la potenza di questo prodigio tecnologico. La sala radio, un bagno ricavato da un sottoscala con una vasca, fu insonorizzata coi classici cartoni delle uova. Divenne obbligatorio chiudere la porta durante le trasmissioni. Immaginatevi in un locale di 3 metri un computer e due persone che ci respirano dentro. L'aria inizia a mancare, non c'è nemmeno lo spazio per accavallare le gambe. Questa situazione, per niente comoda, ci portò alla mente l'esperienza di Yuri Gagarin, il primo uomo a viaggiare nello spazio in una capsula di 1,5 metri, il Vostok 1. Vostok era il programma di esplorazione spaziale dell'Unione Sovietica. Immediatamente la radio ebbe un nome, Radio Vostok. Poi Vostok significa Oriente, dove sorge il Sole. Questa immagine di una capsula lanciata nello spazio che viaggia verso il Sole ci piacque talmente tanto da non indugiare neanche un minuto sul nome. Il tempo passava e la radio si espanse. Si passò ad avere addirittura una differenziazione tra la regia e la sala incisione, rispettivamente rinominate Baikonur e Vostok. Baikonur era il cosmodromo da dove fu lanciato il Vostok 1, quindi divenne automatico identificare la regia con la sala comandi. Le apparecchiature si facevano via via più sofisticate, microfoni panoramici, cuffie, mixer 12 canali, computer più moderni. Il programma Vostok andava alla grande. Gli anni trascorrevano veloci, i cosmonauti che partecipavano alle trasmissioni diventavano sempre più numerosi ed eterogenei. Allo stato attuale, il progetto Vostok va a gonfie vele, vantando nel palinsesto sempre più trasmissioni di ogni genere. A tutto ciò si aggiunge il fatto che il Vostok ha anche la funzione di sala prova per musicisti, con batterie, amplificatori, tutto il necessario per poter allenare le proprie capacità musicali in tutta tranquillità. Abbiamo lanciato il cuore oltre l'ostacolo, attraverso il servizio di stampa grafica 3D, dopo scuola sociale. D'altronde, come si dice, la conoscenza è potere. E come disse proprio Yuri Gagarin, per noi la Terra da quassù è bellissima, perché non abbiamo ancora rinunciato ad assaltare il cielo.